pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti a tuffarci nuovamente nel mondo della musica con un artista che fu protagonista del panorama musicale italiano nel 1995, dopo esserlo stata, peraltro, in quello internazionale oltre che italiano, cantando in inglese. Il suo nome è Ivana Spagna e proprio la cantante veronese nel 1995 conquistò il pubblico dell'Ariston a Sanremo e quello da casa che seguiva il Festival della Canzone Italiana con Gente Come Noi, che arrivò terza in classifica. Fu infatti un brano che rese ancora più celebre la cantante e che Pippo Baudo, conduttore e direttore artistico della manifestazione di quell'anno, volle fortemente tra quelle in gara. La musica è opera di Ivana Spagna insieme al fratello Giorgio e ad Angelo Valsiglio, il testo sempre di Spagna insieme a Maratti e Zanotti. Una volta presentato a Sanremo, un singolo rimase in vetta alle classifiche per diverse settimane, mentre l'album in cui fu inserito, Siamo in Due, vendette oltre 400.000 copie, ottenendo anche il primato di disco di un artista femminile più venduto in quell'anno. Come detto, arrivò in un momento particolare della vita artistica di Spagna, che aveva iniziato a cantare a soli 15 anni partecipando ad un concorso musicale sul Garda. Il primo contratto invece due anni dopo con la Ricordi, che volle da lei un'interpretazione italiana di Mami Blu di Herbert Pagani e Hubert Giraud. In seguito la cantante si esibisce con il gruppo formato insieme al fratello e ad altri, poi presta la voce in studio, fino a quando nel 1996 arriva la svolta. Si autoproduce, si fa chiamare semplicemente Spagna e incide due hit tormentoni in inglese come Easy Lady e Jealousy, con le quali diventerà popolarissima a livello internazionale, in particolare in Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Australia e persino Giappone. Nell'87 un altro enorme successo con Call Me, che arriva seconda nella classifica del Regno Unito. Escono album che hanno eccellenti riscontri di vendite e Spagna partecipa a Sanremo come ospite internazionale. Nel 93 l'ultimo album interamente in inglese, dopo tra l'altro un periodo negli Stati Uniti sotto contratto Sony. Se fino ad allora era stata interprete della disco anni 80, ecco che con il cambio di genere musicale di punta anche Spagna cambia, passa alla Eurodance prima di cantare in italiano appunto a Sanremo del 95, esperienza che si ripeterà anche nel 96. Prosegue il successo che la vede anche interpretare colonne sonore di cartoni animati Disney e non solo. Impossibile elencare tutti i successi che si seguono negli anni in una carriera molto lunga e che arriva fino ad oggi. È infatti solo di due anni fa l'ultimo singolo in inglese, Dance, che vuole essere un omaggio a Easy Lady a 30 anni da quest'ultimo. Pochi mesi fa invece esce un libro biografico con episodi inediti e curiosi intitolato Sarà capitato anche a te, che contiene anche storie di incontri soprannaturali. Proprio tra gli aneddoti della vita privata, che poi privata in realtà non è, le sue nozze nel 1992, dopo un fidanzamento di 8 anni, ma durate appena una settimana, con un modello e arrangiatore francese.